anche in queste settimane, qua guarda criticare il governo, e tutti voi sapete che ci sono molti argomenti per criticare il governo, magari se andiamo verso il dibattito non finisco più, ma tanto ne vado. Ma allora sai, lui pensa che governare sia usare un tweet. Dico, governare sia usare un tweet. Questa è l'espressione che viene, almeno tre volte l'ho sentita, usare un tweet. Il punto è l'idea che quella roba là, Twitter, i social, in generale l'ICT, sia una roba che è il contrario della politica seria. Cioè, passa il messaggio che o sei uno malato di mente che insiste a pensare che si debba utilizzare i social network e più in generale gli strumenti di ICT, oppure passa l'idea esattamente opposta che la politica seria dovrebbe avere niente a fare con questa roba. Ma l'idea che questa roba qui non è detta da voi, voi siete particolarmente bravi su, siete come ci dico, un prende smanettone, che non è neanche molto bello, è molto elegante come messaggio, ma diciamo che siamo andati con manoscritta anche questa. Noi dobbiamo portare alle persone quotidianamente come il fatto di mettere online tutte le spese sia la più grande forma di spendere possibile. E il digital champion diffuso, che sicuramente i nostri uffici burocratici inizieremo a puntare con un acronimo, fanno girare, sono sempre acronimi. Il DGD, perché noi burocrati parliamo così, il DGD, il digital, il DCD, vicino, il digital champion diffuso, ci sono due modi di raccontare l'Italia. Non è che c'è tutto bianco e tutto nero, non c'è un bel dubbio, ma ci sono due modi di percepire il racconto. Perché se aumentano di 153.000 i posti di lavoro non si deve dire. Perché se le cose, se ci sono delle aziende straordinarie nel sud come nel nord che funzionano, non bisogna dire. Noi siamo abituati da un cliché costante a dire che l'Italia è un insieme di sfide. L'idea dominante che noi abbiamo nel nostro paese è che l'Italia è, basta accendere, come dire, il classico forno italiano fu dall'estero, il cervello all'estero, come se tutti quelli che sono rimasti qua fossero, come dire, no, noi siamo dei pancreas, tutti i cervelli sono tutti via. Però il racconto tipico del format televisivo è l'Italia è un insieme di sfide, le cose non funzionano. Viceversa gli altri cose rispondono, gli ristoranti sono pieni, va tutto bene, ma non è così. C'è bisogno di dire con chiarezza che noi dobbiamo cambiare il nostro paese e lo dobbiamo fare non perché ce lo chiede qualcuno all'esterno, ma perché è giusto. Ecco perché noi dobbiamo cambiare noi stessi, però dobbiamo anche smettere di raccontarci che va tutto male. Dobbiamo smettere di credere a una filosofia per la quale le cose positive non si considerano e il nostro racconto è quello musichina, forma, cervello all'estero, da un benchmark internazionale dove sembriamo al 270esimo posto su 200 paesi. Il mio compito in questo momento è dimostrare concretamente che l'Italia può rimettersi in moto. È l'idea di fondo di dire, ok, fuori da qui ci sono un sacco di sfide, un sacco di problemi, un sacco di difficoltà, ma noi siamo l'Italia. E allora, voi che siete da oggi i digital champion, voi champions, ma in forma debole English, no, su queste cose, però c'è adesso finale, non è difficile questo. Voi che siete digital champions avete una grandissima occasione, una grandissima opportunità, quella di dimostrare che questo paese non soltanto non è finito, ma che la parte più bella di questo paese può ancora dimostrare che se ce la mettiamo tutta, ce la mettiamo tutti insieme. Anche lo straordinario passato impallidisce rispetto alle opportunità che noi abbiamo. Tutti insieme ce la facciamo in breve. Grazie.